Bene, allora, stasera abbiamo un ospite d'eccezione, straordinario in tutti i sensi, che non ha bisogno di presentazioni. Infatti, Gino Roncaglia si presenta da sé. Chi non dovesse conoscerlo, e questo sarebbe anche grave in sé, è invitato a scrivere su Google Gino Roncaglia. Tra l'altro, anche ho scoperto da poco che hai una scheda su Wikipedia, Gino, tra l'altro. Hai una Eh scheda sì, su... c'ho una scheda su Wikipedia, sì, Cioè, che ha una buffa storia, no, non l'ho scritta io, ed è più ho lunga di quella di corretto Mario alcune Monti, eh? informazioni, ma... sì. Bene, bene. O comunque è docente all'Università della Tuscia, al Dipartimento d'Istu. Rinuncio all'espansione di questo acronimo, proprio mi rifiuto di farlo, ma penso che anche Gino Fai bene, l'espansione è terrificante, chiamiamolo Distu che basta. Distu, informatica, lui, Gino insegna informatica disciplina applicata a discipline umanistiche, giusto Gino? Questa Sì, è giusto. è oltre che essere direttore del Master in e-learning dell'Università della Tuscia, che mi onoro di coordinare ed è diretto da Gino, il corso sugli ebook, autore di testi, è l'autorità italiana, forse non lo sto esagerando adesso, al di là delle battute, dell'ironia, non esagero, quando definisco Gino una delle poche persone in Italia che sanno di ebook e soprattutto hanno una visione plausibile, posso dire così, Non necessariamente condivisa, abbiamo Non, visto, ma insomma, diciamo. non necessariamente condivisa, va bene, del futuro del libro di testo. Del libro di testo, del libro in generale e del particolare oggi ci focalizziamo sul libro di testo, e cioè il libro nel contesto scolastico. Gino, ti do subito la parola, e mentre tu parli io faccio quel cambio di Ti darò stage. le indicazioni per il Sì, cambio di slide. esatto. Ok. Paola, vuoi aggiungere A qualcosa a dopo, quello che ho dopo, detto? Ok, va se bene, ok. voglio intervengo in chat. Perfetto, perfetto. Ah, per chi non è nel corso ebook a scuola, presento anche Paola Ricci. Scusami Paola, perché allora dimenticavo che tra i presenti ci sono Ah. anche persone che non ti conoscono e magari anche loro si chiedono chi sia, ma anche chi Google può aiutare. Paola è la docente del corso ebook a scuola, che tra l'altro ha scritto un bel libro carino. Poi magari daremo il link, così facciamo anche un po' di bieca pubblicità, come si fa nei convegni, no? No, ma deve essere aggiornato. Chi non All'uscita l'ha c'è il comprato ancora banchetto non lo prenda dove si adesso, possono perché devo comprare i libri. aggiornarlo. Oh, tra l'altro è un bel libro sull'ebook, carino. Tra l'altro, Gino, è uscito un tuo nuovo libro, WebC? No, uscirà, se poi si manterrà quel titolo, non si sa. Che è molto bello. WebC è, diciamo, il titolo di lavoro e anche quello che ha usato l'editore per fare le prime prove sulla copertina, uscirà a fine febbraio, sperando che io Ah, riesca a ok. finire di scriverlo in Ah, tempo. pensavo Se, fosse già tutto sfornato. se, Ma cos'è se, uscito allora di recente che hanno quello che è segnalato? uscito di recente, aspetta, ce lo dovrei avere, sì, ce l'ho proprio qui. È una raccoltina, diciamo, è una cosa che era già uscita come ebook per le edizioni, è questo librettino qui, L'editore l'editoria tra sa cartaceo e cartaceo e digitale. digitale, ma è un librettino abbastanza smilzo, come vedete, un volumetto sottile sottile, che raccoglie una serie di articoli, cioè di interventi più che altro, che erano usciti il primo su Nazione Indiana, anche lì c'era stato un certo dibattito. Sulla questione della crisi del mercato editoriale, il rapporto tra questa crisi e da un lato la legge Levi e dall'altro Ah. Ho capito, lo ho sviluppo capito. dell'editoria Quindi digitale. hai raccolto un po' di Quindi riflessioni su questo tema. Ho sì, è capito. una raccolta di cose in rete, mi avevano chiesto di farla, era uscito come ebook in occasione di Libri Innovando precedente e poi nell'occasione di questo Libri Innovando che c'è appena stato a Milano abbiamo aggiunto tre articoli brevi in appendice, ma insomma la sostanza è più o meno la stessa che c'era nella prima edizione e è stato fatto anche a stampa per chi lo preferisce a stampa, ma c'è anche come ebook. Va bene. Boh, allora, Sì, poi ne trovate credo su tutte le principali piattaforme, insomma, Ultima Books, Book Republic, la dovreste trovare Amazon, la dovreste trovare. Va bene, poi daremo anche riferimenti dell'ebook di Paola.
mentre io non scrivo, io scrivo codice, ma Non scrivi codice, ne interessa a scrivi pochi, parecchio d'eccellenza. interessa a pochi. Se dovessi pubblicare un libro di codice, difficilmente avrebbe successo. Allora, Gino, puoi anche. Allora, io chiudo Paola. Scusa Paola se uso questa espressione un po' cruda, nel gergo. Sì. Cioè, Prego, clic. prego. Mentre Gino, tu puoi andare. Intanto io cambio stato, cambio layout. Sì, benissimo. Faccio in share. Benissimo, allora mentre passiamo alla visione, alla visualizzazione con lo schermo della presentazione, vi dico brevemente quello che penserei di fare in questo intervento. Innanzitutto, come vedete, parto da una presentazione che nasce per Libri Innovando, che è questa manifestazione sul futuro dell'editoria che è organizzata insieme da le edizioni, da l'Università di Roma 3, di Roma 2, scusate, da Milano, diciamo, c'è una o due volte l'anno, delle volte anche 3 volte l'anno in questo caso, è stata fatta Roma, Milano, e questa era l'ultima Libri Innovando che c'è stata pochi giorni fa a Milano, in cui mi era stato chiesto di intervenire sul tema appunto della ebook e didattica. E io avevo proposto come titolo questo, che come vedete è anche un po' provocatorio, che è quello che riprenderei nell'intervento di stasera, sulla questione dei libri di testo. A Libri Innovando avevo a disposizione un quarto d'ora, quindi l'intervento era piuttosto stringato. Oggi ho a disposizione un pochino più di tempo, anche se non faremo notte. Ma avevo a disposizione un pochino più di tempo e quindi approfondirei anche alcuni temi che qui sono toccati nella presentazione un po' di sfuggita, ma che sono temi importanti per capire, per parlare di libri di testo. Accennavamo prima nella introduzione, diciamo, chiacchierando prima dell'avvio vero e proprio di questa presentazione. Accennavamo a questo dibattito abbastanza infuocato sulla questione dell'utilità dei libri di testo nell'era del digitale, che si è svolto anche su Facebook, non solo su Facebook, in varie sedi, e vorrei soffermarmi, perché non voglio che sembri che uno eviti l'aspetto, per così dire, legato al funzionamento del mercato editoriale collegato con i libri di testo. Cercherò di affrontare anche due questioni importanti. Da un lato il ruolo della mediazione editoriale, se serve ancora. Uno potrebbe ipotizzare, per esempio, di rispondere affermativamente, come io credo, e cercherò di argomentarlo, alla domanda se i libri di testo servano ancora, ma sostenere, per esempio, che questi libri di testo non li devono più fare gli editori tradizionali, li deve fare qualcun altro. E questa è una domanda che credo sia pure bene affrontare. Come potrà produrre o lavorare a preparare i libri di testo di domani. E l'altra è la questione di un mercato editoriale, quello dell'editoria scolastica, che è un mercato che è sicuramente controllato da un oligopolio di un numero abbastanza ristretto di case editrici, che fanno delle scelte che in molti casi sono delle scelte sicuramente discutibili, e anche questo è un tema che nel parlare di libri di testo è bene affrontare, perché non è detto, auspicabilmente non dovrebbe nel mercato digitale riprodursi esattamente questa stessa situazione. Però diciamo, andiamo con ordine, partiamo da questa presentazione che ho articolato in quattro mosse, diciamo, in quattro momenti fondamentali. Francesco può partire con la prima di queste mosse. Questa, come vedete, è una presentazione Prezi, quindi è una presentazione animata, ma l'effetto dell'aula virtuale, della trasmissione dello schermo attraverso l'aula virtuale, rende le animazioni un pochino meno fluide, quindi in questo caso l'animazione Prezi forse rende meno di quanto non rende in presenza, con questo muoversi fluido da un'area all'altra dello schermo, però noi ci soffermiamo sui punti, diciamo, fermi. Prima questione: non ho parlato a Libri Innovando e non parlerei neanche con voi stasera di una questione che pure è molto discussa, cioè questo articolo 11
del decreto sulla crescita, il decreto legge del 179 dell'ottobre 2012, che è quello che sostanzialmente aggiorna la norma sui libri di testo che era prevista, che era stata introdotta originariamente in occasione di un altro decreto economico, e anche singolare e interessante del funzionamento della nostra macchina legislativa, il fatto che apparentemente si finisca di parlare di scuola e di libri a scuola in contesti che sono sempre contesti legati alla, diciamo alla, in questo caso alla legge di stabilità, a considerazioni economiche. Non riusciamo a parlarne in maniera specifica, nel contesto proprio, che sarebbe quello appunto legato specificamente al mondo della scuola. E questo io credo sia un limite, il fatto che noi finiamo per parlare di queste cose sempre in appendice alla finanziaria, alla legge di stabilità, al decreto crescita. Non è il posto giusto in cui parlare evidentemente di come far funzionare la scuola e di come far funzionare il mercato editoriale. È un grosso limite della capacità della nostra classe politica, della nostra classe dirigente di affrontare questi problemi e questi temi. Comunque, in questo articolo, in questo passaggio del decreto crescita in cui si parla di libri di testo, si aggiorna quella previsione che era già in un'appendice alla finanziaria, se non sbaglio, del 2008, che prevedeva un progressivo passaggio del libro di testo dalla forma cartacea alla forma mista o solo digitale. In quella previsione di allora si prevedeva che i libri di testo sarebbero dovuti progressivamente diventare misti o solo digitali. In questo aggiornamento di quella previsione che è contenuta nel decreto crescita, si prevede che, insieme a un insieme di altre cose, che il monte di spesa previsto per famiglia legato all'acquisto di contenuti e dispositivi, diciamo che sia fissato un monte di spesa con il quale si comprano dispositivi, tablet fondamentalmente, contenuti, libri di testo in versione digitale ed eventualmente anche contenuti cartacei, cioè una versione evidentemente più smilza, più ridotta e di tipo forse anche diverso di libro di testo cartaceo. Non necessariamente, ma è possibile. Io accennerò soltanto a un certo punto alla questione se sia possibile prevedere ragionevolmente quel tipo di tetto alla spesa che ci si aspetta e che le famiglie si aspettano oggi, mettendo insieme questi tre tipi di contenuti piuttosto eterogenei: il tablet, cioè l'hardware, i contenuti digitali, che a loro volta comprendono presumibilmente libro di testo e altri tipi di asset digitali per l'apprendimento, e libro di testo cartaceo. L'impressione è che tentare di mettere tutte e tre queste cose sotto lo stesso tetto di spesa che prima era previsto solo per i libri di testo, la mia impressione è che sia una mossa, diciamo, molto populista, ma non molto facile da fare. Non è molto facile tenere nello stesso tetto di spesa queste tre cose che comprendono anche l'hardware. Sicuramente è una mossa interessante quella di cercare di farsi carico anche della questione dell'hardware, di pensare che è importante che ci siano, che ci sia una diffusione dell'hardware anche a livello di singoli utenti. Non è detto che l'indicazione che c'è in questo decreto sia il modo migliore per far fronte a questo tema. Però appunto, e qui possiamo passare a destra di questo cerchio qui, io di questo non parlerò direttamente perché non voglio concentrarmi tanto sull'aspetto delle scelte normative. Noi abbiamo la cattiva abitudine di dare prima delle norme e poi discutere su queste norme nel momento di applicarle, mentre sarebbe bene che le norme stesse fossero il risultato di una discussione preventiva. In questo caso non c'è stata nessuna discussione preventiva su cosa si intenda per libro di testo, su cosa si intenda per ambiente di apprendimento, su quale dovrebbe essere l'hardware utilizzato nelle scuole per poter lavorare su contenuti digitali, tablet, quali tablet. È chiaro che, per esempio, a livello di scuola o di classe devono essere fatte delle scelte uniformi,
ma non ci sono dei criteri espliciti e chiari che dicano quali possono essere i fondamenti per fare queste scelte. Il Ministero parla molto spesso di libri di testo, ma non dà mai una definizione di cosa si intenda per libro di testo e dove prova a darla, dà delle definizioni che secondo me sono totalmente cervellotiche. Quindi da questo punto di vista noi cerchiamo di fare un passo indietro rispetto a una norma che ha meriti, demeriti, ma che in qualche modo prescinde da quello che ci dovrebbe essere, cioè una discussione su che tipo di ambiente di apprendimento vogliamo costruire. Io cerco di tornare a questa questione di fondo, cioè che tipo di ambiente di apprendimento vogliamo costruire e che tipi di strumenti dovrebbero esserci in questo ambiente di apprendimento. Possiamo passare allora alla prima delle nostre mosse, al passo successivo, cioè parlare un momentino anche per capire di che cosa stiamo parlando, del concetto di libro di testo. È forse uno dei primi modi per cercare di capire cos'è un libro di testo e cosa potrebbe o dovrebbe essere, e andare a dare un'occhiata un pochino su cosa è stato. Perché, come lo si può dire del libro in generale, c'è cioè un'evoluzione del concetto e delle applicazioni di questo concetto, degli oggetti, concreti, cioè il libro è cambiato nel corso del tempo e anche il libro di testo è cambiato nel corso del tempo. Io faccio soltanto due flash rapidissimi, il libro di testo dei nostri nonni e il libro di testo di oggi, per capire alcune cose che sono cambiate. Se passiamo alla destra di questa slide, c'è una immagine, ci sono due pagine di un libro di testo di Van Loon. Van Loon compare in una canzone di Guccini, ma è un autore che oggi è dimenticato, forse anche ha ragione, i libri di Van Loon, se proviamo a leggerli oggi, sono molto ingenui, sono. Però è stato un autore che è stato estremamente importante negli anni 20 e negli anni 30. Ha scritto una serie di libri di storia, di geografia, di storia sociale, che sono stati per la generazione dei nostri nonni, appunto, degli strumenti di formazione molto, molto importanti. Strumenti forse non necessariamente legati alla formazione formale, anche se in molti casi i libri di Van Loon sono stati usati anche come libri di testo, diciamo, veri e propri, ma sicuramente strumenti molto, molto legati all'autoapprendimento, alla formazione informale, alle persone che volevano costruirsi una cultura di base su alcune materie e andavano a cercarsi e a cercare nei libri di Van Loon un approccio facile, introduttivo, ma anche narrativamente molto forte e molto efficace alla storia o alla geografia. Io ancora potevo anche recuperarli da qualche parte in libreria, le copie che erano state di mia nonna, di alcune traduzioni italiane di libri di Van Loon, e ricordo ancora mia nonna come, con l'entusiasmo con cui parlava di questi libri che in qualche modo l'avevano avvicinata a tutta una serie di tematiche, l'avevano avvicinata anche alla pratica della lettura. Questo è un aspetto importante che dovrebbe esserci nell'idea di libro di testo, anche l'avvicinarsi alla lettura. Per molti il libro di testo è il primo incontro con la forma libro, purtroppo molto spesso un incontro traumatico e poco piacevole per lo studente, ma dovrebbe e potrebbe essere, se ripensassimo ai libri di testo in una forma diversa, l'incontro con i libri di testo potrebbe e dovrebbe essere anche la prima occasione per molti. Soprattutto per chi non vive in famiglie abituate molto alla lettura e al lavoro sulla lettura, e quindi per i soggetti per cui è più importante il momento dell'incontro con la lettura, potrebbe essere anche un'occasione, l'occasione di incontro con la lettura e con la forma libro, cioè con una lettura organizzata di contenuti complessi, che poi possono essere contenuti argomentativi o contenuti narrativi, ma sono comunque una forma complessa di organizzazione testuale, non necessariamente solo testuale, ma una forma complessa di organizzazione organica di contenuti. Queste due pagine del libro di Van Loon, e credo che andando avanti le si veda, si possa vederla diciamo un po' ingrandita, ecco. Vedete come è importante anche l'elemento del disegno, e vedete anche che questi disegnini che accompagnano il libro di Van Loon
sono disegni assolutamente quasi come se fossero fatti col carboncino sulla lavagna, diciamo, col gessetto sulla lavagna, se rovesciamo la cosa. Hanno una funzione anche qui molto narrativa. L'inizio di questo libro di storia di Van Loon, che cerca di dare un'idea dei grandi tempi della storia dell'umanità e della storia della Terra, c'è all'inizio una specie di apologo, c'è la storia dell'uccellino che nella terra di Svitol su a nord c'è questa enorme montagna che è larga 100 miglia, è alta 100 miglia. Su questa montagna si posa ogni 1.000 anni un uccellino che si affila il becco sulla roccia della montagna e quando, a furia di passare una volta ogni 1.000 anni a affilarsi il becco su questa montagna gigantesca, la montagna si consuma. Questo non è che un giorno nella storia dell'eternità, è un raccontino, ma è usato chiaramente con funzione narrativa. Vedete come l'inizio è proprio totalmente narrativo del libro di Van Loon, per dare l'idea che i tempi nella storia del pianeta sono tempi enormi. Quando parliamo di storia, parliamo di tempi enormi, e all'interno di questi tempi enormi, la storia dell'umanità, in particolare la storia della, diciamo, l'Homo sapiens e la sua storia, sono una frazione minuscola. Se passiamo alla pagina successiva, vedete una riga orizzontale. Disegnata, che c'è una specie di paesaggio disegnato, e Van Loon dice: se noi prendiamo questa linea orizzontale come diciamo misura della vita animale sulla Terra, quel pezzettino minuscolo che troviamo segnato sotto in basso a destra, corrisponde al periodo in cui in questa lunga storia della vita animale sulla Terra c'è stato l'uomo o una creatura che in qualche modo assomiglia all'uomo come è oggi. E quindi dare l'idea del periodo tutto sommato comparativamente limitato della presenza umana sulla Terra. L'uso di questo tipo di artificio è proprio come se Van Loon usasse una lavagna e usa degli artifici narrativi per introdurre il suo tema. E questo è fatto anche con una forte funzione di motivazione narrativa, la narrazione come motivazione. Nessun libro di testo, ma neanche nessun libro divulgativo oggi comincerebbe, purtroppo in un certo senso, con questa così forte attenzione all'elemento della motivazione narrativa, che era una considerazione molto importante per i libri di testo di quel periodo. Se noi andiamo a guardare anche altre tipologie di libri di testo, ci accorgiamo di quanta attenzione ci fosse sulla forma della narrazione. E allora, se andiamo a guardare un po' la caratteristica, o almeno alcune tra le caratteristiche di questi libri di testo, diciamo, dei nostri nonni, ci accorgiamo che possiamo riconoscere un forte uso della narrazione come molla motivazionale. La narrazione aiuta il discente a entrare nella complessità argomentativa della forma libro e aiuta a mantenerlo motivato. Vuole sapere il discente come prosegue la storia, cosa succede dopo. Questo è facile naturalmente, o è più facile in un libro di storia, ma se noi andiamo a guardare altri testi, anche testi scientifici, ci accorgiamo di quanto va perfino. Mi ricordo di aver avuto in mano un libro, diciamo, un manuale di computisteria che aveva comunque un approccio molto fortemente narrativo. La narrazione è usata come strumento di motivazione. La struttura del testo è in questi casi fondamentalmente lineare e si capisce subito che il testo non è pensato per l'insegnante, ma è pensato per lo studente. Per chi apprende, è a lui che il testo si rivolge direttamente in primo luogo. E quando noi parliamo di primato della scrittura, ci accorgiamo che perfino nell'Ottocento e nel Novecento questo non è vero. Ci si rende conto del fatto che la formazione richiede, accanto al codice testuale, al codice scritto,
anche l'uso di altri codici comunicativi e il modo in cui Vallun usa queste immagini disegnate ce ne dà un'idea molto chiara. Bene, possiamo andare parentesi successiva, e cioè alla considerazione di un libro di testo di oggi. Proviamo a confrontare quel tipo di libri, fondamentalmente lineari, molto fortemente narrativi, che si rivolgono immediatamente allo studente, con un libro peraltro ben fatto, un libro di testo fatto abbastanza bene, di oggi. Questo è un esempio. Possiamo ingrandire, credo, col passo successivo la pagina di questo libro di testo. È una struttura, adesso indipendentemente dal contenuto particolare di un libro o dell'altro, la struttura e il meccanismo di impaginazione visiva del testo credo che sia un meccanismo molto familiare a chi lavora con libri in testo, è completamente diverso. È sicuramente di maggiore impatto visivo, c'è una quantità di informazione molto maggiore in una pagina, c'è un uso di illustrazioni a colori, di diagrammi, di grafici, di call-out, cioè di richiami interni e esterni al testo, quindi di tutta una serie di strumenti che non si usavano nei testi prevalentemente testuali e lineari da questo punto di vista precedenti, ma c'è anche una costruzione molto modulare, più che una narrazione lineare, c'è una struttura per moduli. E se noi andiamo a guardare, è chiaro che il testo è pensato per lo studente attraverso la mediazione dell'insegnante. Cioè, quel testo, se io lo mettessi in mano così com'è e lo dessi in mano a uno studente, in molti casi non funzionerebbe proprio. Non ha una vera e propria struttura narrativa. Presuppone che l'insegnante dica: guardatevi questo riquadro. Guardatevi questo, saltate quest'altro, cioè è un testo che è più che altro una raccolta di materiali, più che una narrazione. Allora, se andiamo a guardare le caratteristiche di questo tipo di modello di libro di testo, che è un tipo di modello di libro di testo, e possiamo passare alla slide successiva, che diciamo è quello oggi prevalente, vediamo che c'è sicuramente un indebolimento del filo narrativo. Un aumento nella quantità dei contenuti, una struttura fondamentalmente modulare, in cui lo studente non è più l'unico destinatario o il destinatario principale del testo, ma destinatario del tipo di costruzione che è data al testo è l'insegnante. Il testo arriva allo studente attraverso la mediazione dell'insegnante, giustamente un testo che va spiegato. È un testo che ha alcuni vantaggi notevoli dal punto di vista degli strumenti utilizzati, perché riesce a utilizzare degli strumenti che erano tecnicamente non utilizzabili sui testi di 2 generazioni prima, cioè un apparato iconografico molto forte con foto a colori, un'infografica e oggi anche i complementi web. Mi vorrei soffermare proprio un secondo sull'importanza di questo aspetto della mediazione del docente. Naturalmente, io credo che molti di noi insegnano, io sicuramente insegno e diciamo anche diverse delle persone che riconosco tra i partecipanti insegnano. E quindi noi naturalmente consideriamo giustamente molto importante la figura del docente. Però il fatto di riconoscere fondamentale la figura di mediazione del docente non vuol dire che qualunque tipo di materiale didattico debba essere pensato per essere sempre necessariamente solo mediato dal docente. Almeno io sono abbastanza convinto che in alcuni casi sarebbe bene che avere dei materiali pensati più direttamente per lo studente e avere il docente come veicolo di trasmissione, supporto, legato anche all'approfondimento, alla verifica, alla discussione, ma di materiali che siano un po' più pensati per lo studente. Nel mondo dei libri di testo si è cominciato, e si è cominciato direi negli anni, probabilmente intorno agli anni 70, a costruire dei libri che progressivamente erano antologie raccolte di materiali per il docente, con l'idea che poi è il docente che decide e seleziona materiali da usare in classe.
E quindi i libri di testo sono diventati progressivamente più giganteschi. Ci sono questi tomoni immensi, sapendo benissimo che non sono destinati a essere letti, ma sono destinati a essere usati attraverso la mediazione del docente con una selezione di contenuti che effettua il docente. Non sono sicurissimo che questo tipo di passaggio, che forse era importante in un momento in cui il docente veniva progressivamente riqualificato e doveva trovare un suo spazio ed era importante che avesse a disposizione materiali che non poteva trovare facilmente altrove. E quindi il libro di testo si trasforma in questa raccolta di materiali tra cui il docente seleziona. Non sono sicurissimo che questo modello sia ancora valido oggi. È vero, lo dicono in molti e ne sono convinto anch'io, oggi il docente ha a disposizione serbatoi enormi di contenuti attraverso la rete, forse sarebbe ora di ripensare il libro di testo come qualcosa che si rivolge direttamente e soprattutto allo studente e non più come un'enorme antologia di materiali per il docente. I libri di testo ultimamente hanno ridotto le dimensioni, per tanti motivi e tante considerazioni, ma questa riduzione di dimensioni non è ancora pienamente corrisposta a un ripensamento dell'organizzazione del destinatario principale del libro di testo. I libri di testo sono diventati più piccoli, ma continuano a presupporre che è il docente a dire usiamo questo pezzetto, usiamo quest'altro, e lo studente non ha direttamente la voce del libro di testo come una delle voci immediate nel dialogo didattico, ma ce l'ha soltanto mediato attraverso il docente. Io credo che ci siano tante cose che è giusto avere attraverso il docente, attraverso la mediazione del docente, ma come argomenterò in seguito, credo che nel caso del libro di testo sarebbe importante sfruttare l'occasione anche per avere delle voci esterne, terze, fuori dal mondo chiuso, diciamo, dell'aula e della situazione didattica, una voce autorevole, narrativamente esperta, ricca di contenuti, che parla allo studente con una voce appunto non necessariamente identica a quella dell'insegnante o solo necessariamente attraverso la mediazione dell'insegnante. Con l'aiuto dell'insegnante, con il supporto dell'insegnante, con il supporto della discussione all'interno della classe, ma credo avere una voce anche esterna, autorevole, importante, penso che sia una cosa importante. Comunque, per adesso limitiamoci, su questo, torneremo, per adesso limitiamoci a, osservare questo tipo di evoluzione del libro di testo e chiediamoci cosa succede del libro di testo, cosa dovrebbe succedere, cosa potrebbe succedere nell'incontro con il mondo digitale. Passiamo allora alla seconda mossa. Nel frattempo, naturalmente, se ci sono domande o questioni che riguardano le parti, cose che non sono chiare, che riguardano le parti che ho già toccato, naturalmente usate tranquillamente la chat per poi. Seconda mossa. In ambiente digitale i libri di testo servono ancora? Io avevo introdotto, e possiamo andare al riquadro successivo, avevo introdotto a Libri Innovando, avevo introdotto questa domanda, diciamo abbastanza profeticamente, con un riferimento alle posizioni di molti colleghi, amici e esperti che danno una risposta negativa a questa domanda. Lì vedete appunto Agostino Quadrino, dicevamo che è uno dei protagonisti di questa animata discussione che trovate anche su Facebook, che ha creato un gruppo Facebook, ma ci sono anche tanti altri gruppi in rete di insegnanti che chiedono l'abolizione del libro di testo in adozione e rifiutano l'idea di libro di testo. Il libro di testo non serve più. Lì accanto trovate una petizione tra diverse che sono state presentate per l'abolizione del libro di testo. Io so con diciamo, sono convinto che questa tesi dell'abolizione del libro di testo venga da insegnanti che sono preparati, anzi molto spesso sono gli insegnanti più preparati che sentono come un limite, come una specie di gabbia il contenuto dei libri di testo e sostengono
la tesi dell'abolizione dell'adozione del libro di testo. Io però vorrei subito dire che non vedo perché uno debba contrapporre come due contenuti necessariamente alternativi il libro di testo autoriale, cioè con un autore forte, riconoscibile, autorevole, con un autore che è una voce importante del dibattito culturale nella disciplina di cui si sta parlando, validato, cioè con dei processi di validazione editoriale dei contenuti, e altri contenuti di apprendimento che si possono utilizzare, che possono essere tratti dalla rete o possono essere costruiti in forma più modulare, come learning object, come materiali di apprendimento di altro genere. Io sono convintissimo che un buon docente oggi debba utilizzare intensivamente la rete, debba utilizzare intensivamente anche materiali modulari di altro genere, debba utilizzare intensivamente learning object, debba lavorare a una progettazione didattica che in qualche modo è anche una progettazione didattica autonoma, in cui l'insegnante si mette in gioco anche nella produzione dei contenuti e spesso lo fa con la collaborazione degli studenti. Di questo io sono assolutamente convinto. Quello di cui non sono convinto è che questo implichi il fatto di o renda necessario abbandonare anche lo strumento rappresentato da una voce autorevole, esterna in qualche modo al mondo chiuso di quel particolare ambito didattico, anche se è un mondo chiuso che attraverso la rete si apre verso l'esterno, ma lo fa sempre attraverso il filtro del docente. Io credo che avere quest'altra voce che è rappresentata dal libro di testo, che costituisce e offre una sorta di filo narrativo al lavoro formativo e costituisce e offre anche un filo narrativo che in qualche modo è comune a più classi, è comune a più situazioni didattiche e quindi rende in qualche modo confrontabili e comunicabili delle situazioni di apprendimento che se fossero legate soltanto al lavoro del singolo docente in ogni singola classe rischierebbero di diventare inconfrontabili e incomunicabili, porta nella scuola anche queste voci autorevoli esterne. Io non vedo perché sostenere, come giustamente si fa, l'importanza di avere altri tipi di contenuto di apprendimento debba comportare la perdita totale di questo tipo di forma costituita dal libro di testo con una impostazione anche fortemente narrativa e pensato e ripensato, profondamente ripensato, per rivolgersi in primo luogo direttamente allo studente. Io credo che non solo possano, ma debbano convivere i contenuti di apprendimento modulari e legati al lavoro in rete e legati anche al lavoro di costruzione collaborativa in rete e contenuti di apprendimento che invece in qualche modo hanno una loro forza autoriale e una loro stabilità autoriale di tipo diverso. Se passiamo al riquadro successivo, riassumo un pochino diciamo, questa era effettivamente una slide intermedia, ci dice, è strano, paradossalmente c'è molto discussione sul fatto che i libri di testo non servano più, ma c'è anche molto lavoro su come potrebbero essere i libri di testo del futuro. The Enhanced Textbook, quindi textbook arricchiti, libri di testo arricchiti con forti componenti multimediali, e questo lavoro su questo tipo di libri di testo va di pari passo con le molte voci contro l'uso dei libri di testo. Ora, io vedo tra gli interventi e le domande e gli interventi, e li passo un momentino al volo, con il web si perde il concetto di mediazione e quindi anche la funzione del docente potrebbe cambiare. Io non sono del tutto convinto che con il web si perda il concetto di mediazione. È vero che si parla molto di disintermediazione come tratto caratteristico dell'uso dei contenuti di web, degli strumenti di web, ma disintermediazione, che vuol dire mi trovo direttamente i contenuti che mi servono, non ho bisogno di. La disintermediazione presuppone un alto livello di consapevolezza sulla tipologia dei contenuti su cui sto lavorando. In realtà, nell'ambiente didattico, la necessità di una mediazione è quasi intrinseca. La mediazione dell'insegnante è una mediazione formativa, ma accanto alla mediazione formativa dell'insegnante, in molti casi c'è bisogno anche di una mediazione informativa nella selezione dei contenuti.
Noi sappiamo che un buon insegnante che usa contenuti di rete deve innanzitutto selezionare e far partecipi gli studenti dei meccanismi di questa selezione, selezionare contenuti che siano validati, contenuti di cui si tenga conto anche della provenienza, si sappia chi li ha creati, perché. Questo lavoro sulla fonte, sull'origine dei contenuti, si usa molto Wikipedia. Un buon insegnante usa Wikipedia, ma spiegando che cos'è, spiegando come funziona il processo editoriale che porta al consolidarsi di una voce su Wikipedia, spiegando il tipo di problemi e di errori che ci possono essere in una voce su Wikipedia, e magari facendo partecipare, facendo delle esercitazioni con gli studenti per vedere come si lavora su Wikipedia. Questo è parte di un lavoro consapevole, diciamo, ed è un lavoro di mediazione anche informativa. Quindi, da questo punto di vista, la funzione del docente nel lavorare anche sulla mediazione c'è, però è una funzione che può molto, diciamo, riguardare molto direttamente la selezione di contenuti che in qualche modo sono contenuti legati al mondo del web e al mondo della rete. Si può pensare a un libro realizzato con, per i ragazzi. Io credo anche qui che sicuramente si possa e si debba pensare al fatto di lavorare a risorse di apprendimento create e pensate con e per gli studenti, quindi rendere gli studenti partecipi della creazione di contenuti di apprendimento, ma che quando parliamo di libri di testo, a differenza di altre tipologie di contenuti di apprendimento, il libro di testo abbia anche quella funzione che dicevo prima di portare una voce autorevole esterna. E allora, se io faccio un corso di letteratura e ho un libro di testo di Cesare Segre, o se faccio un corso di fisica e ho il libro di testo di Feynman, o se faccio un corso di, non so, per me è stato importante il libro di matematica di Lombardo Radice, che era un'altra generazione, però. Quelli sono dei libri, Giorgio Spini per me era stato importante per la storia, oggi ci sono dei grandi storici che sono anche dei grandi narratori, non so, Barbero. Se noi vogliamo anche quel tipo di voce, che è una voce che ha una sua autonomia, ma che è importante far incontrare allo studente, è importante che lo studente si abitui al fatto che le risorse culturali, e in particolare in questo caso le risorse di apprendimento, non sono necessariamente un mare fluido in cui tutto si può rimontare e scomporre in qualunque modo, ma ci sono anche delle risorse che hanno una loro stabilità, che hanno dietro una voce autoriale che le ha organizzate. Allora io non voglio che il libro di testo di Cesare Segre o dei Cavalli Sforza padre e figlio, che hanno fatto un bel libro di testo di scienze naturali, che quella voce lì sia una voce che l'insegnante, lo studente, eccetera, rimischia, rimescola in qualche modo. Quel tipo di risorsa è legata a una voce autoriale forte, porta dentro il mondo della scuola un certo tipo di costruzione narrativa, un certo tipo di organizzazione dei contenuti, che ha una sua stabilità e che ha dietro una voce autoriale forte. Non deve essere l'unica tipologia di risorse di apprendimento da usare. Vanno benissimo anche risorse molto più fluide, molto più dinamiche, costruite in maniera molto più collaborativa, però secondo me è bene che ci siano anche questi fili conduttori in qualche modo autorevoli e autoriali. Da questo punto di vista io non rinuncerei al libro di testo. Se passiamo al riquadro seguente, intanto discuto la questione dell'adozione. È vero, in molti casi è in discussione l'idea di adozione, ma dietro all'idea di adozione c'è l'idea di utilizzare questo tipo di strumento, il libro di testo, come strumento che fa da filo conduttore della didattica. Se si rinuncia all'adozione, si rinuncia all'idea di filo conduttore forte e ci si affida soltanto alle indicazioni ministeriali. Apparentemente è un modo di dare più potere all'insegnante, che ha molta più libertà. In pratica, secondo me, si trasforma, rischia di trasformarsi in moltissimi casi, in un meccanismo che indebolisce gli aspetti comuni dell'apprendimento, rischia di rendere l'apprendimento spesso non confrontabile, completamente non confrontabile tra una situazione e l'altra, e
diciamo, per dirle in due parole, secondo me l'adozione di un libro di testo serve, dà dei punti di riferimento comuni, dà dei punti di riferimento comuni nella forma di una voce autoriale, autorevole in qualche modo esterna, e non implica in nessun modo il fatto che uno non possa o non debba utilizzare altri tipi di contenuti di apprendimento costruiti in altri modi. Questo è necessario, indispensabile oggi. Lo stesso libro di testo che si adotta, come vedremo tra un momento, può essere di tipologie molto nuove, molto diverse rispetto a quelle del passato. Non credo affatto che quel libro di testo debba essere per forza affidato solo al codice scritto, debba essere un libro di testo organizzato in maniera tradizionale. Per me le funzioni importanti sono sostanzialmente tre. Il fatto di offrire un filo conduttore al lavoro didattico, un filo conduttore forte, condiviso, che in qualche modo stabilisca, come dire, offra anche dei contenuti che si sa che sono contenuti condivisi anche in situazioni di formazione diversa, in classi diverse e così via, quindi la funzione di filo conduttore, la funzione di incontro da parte dello studente con una forma di organizzazione complessa dei contenuti che viene da una voce esterna, autoriale, e quindi non è soltanto quello che ha preparato per lui l'insegnante, non sono soltanto appunti, non sono soltanto materiali selezionati di volta in volta in rete, ma c'è questa funzione di incontro con la forma libro, se vogliamo, e la questione dell'autorevolezza, autorialità, forza anche narrativa di questi contenuti. Un libro di testo pensato per lo studente con una grossa forza narrativa, che rimanga come risorsa utilizzabile anche nel momento in cui non c'è l'insegnante, anche nel momento in cui i contenuti che sono stati creati e utilizzati dalla rete, che spesso hanno un significato in un particolare contesto di apprendimento, tendono a perderlo. Io vorrei che questo tipo di voce, io penso che questo tipo di voce serva in un processo di apprendimento. Io come insegnante sento di averne molto bisogno. Non mi piace l'idea che tutta la formazione sia affidata soltanto alla mia voce o a cose che vengono selezionate, mediate e spezzettate dalla voce del docente, che seleziona, media e dice studiate queste due pagine di Giorgio Spini o queste tre pagine di Barbero. Credo che sia importante che Giorgio Spini o Barbero li si incontri anche nel lavoro che loro fanno di organizzazione complessa dei contenuti. Credo anche che una delle carenze che ci sono nella scuola di oggi, che è una scuola in cui sicuramente sono molto diffusi anche contenuti, e giustamente contenuti legati al mondo della rete, legati al mondo a un mondo che in qualche modo è estremamente vario, fluido, ma anche relativamente meno complesso nell'organizzazione dei singoli contenuti informativi. Credo che l'incontro con questa forma della complessità, che è rappresentata dall'organizzazione di contenuti da parte di un autore forte o di un gruppo editoriale, di un gruppo autoriale ed editoriale, poi ne parleremo non nel senso naturalmente aziendale, ma nel senso di sforzo, di lavoro editoriale forte, secondo me è una cosa che è e può essere utile. Naturalmente appunto c'è un'idea molto diffusa, cioè che l'adozione sia sostanzialmente una forma di obbligo, però l'adozione è il risultato di una scelta, è il risultato di una scelta che può premiare e dovrebbe premiare dei contenuti organizzati che sono in qualche modo percepiti come particolarmente autorevoli, particolarmente validi, particolarmente funzionanti e, ripeto, secondo me dà dei punti di riferimento comuni. Io non sono semplicemente, non sono convinto, non riesco a convincermi che un mondo di un ambiente didattico in cui non esistono questi punti di riferimento comuni, perché ogni singolo insegnante è libero di utilizzare questo o quest'altro tipo di risorse in maniera totalmente anarchica, con solo la guida minimale delle indicazioni ministeriali, sia preferibile a un mondo in cui questa libertà il docente ce l'ha, ma accanto a questa libertà c'è anche questo tipo di strumento rappresentato dal libro di testo. Insomma, secondo me i libri di testo continuano a servire, ma devono avere, diciamo, delle caratteristiche diverse da quelli del passato. Innanzitutto, non sono più il singolo strumento
strumento di apprendimento utilizzato dall'insegnante nel fare didattica. Sono uno degli strumenti, una delle frecce dell'arco che l'insegnante ha a disposizione nell'arco dei suoi strumenti, ma vanno affiancati da altre tipologie di learning assets, da altre tipologie di contenuti di apprendimento, di tipo, come abbiamo detto, molto diverso, contenuti più modulari, contenuti in molti casi costruiti o autocostruiti. I libri di testo devono essere libri di testo che tengono conto del fatto che oggi possiamo fare delle cose meravigliose usando la multimedialità e le risorse digitali. Quindi possiamo fare, per esempio, un uso molto più ampio di contenuti multimediali, possiamo fare un uso molto più ampio di cose come l'infografica animata. Chi di voi ha mai dato un'occhiata alle risorse Gapminder, per esempio, al modo ai meccanismi, e qui vi scrivo l'indicazione in chat. Gapminder è diciamo uno strumento di visualizzazione dei dati estremamente potente, con un'efficacia didattica straordinaria, e io credo che quello sia un tipo di strumenti che quel tipo di lavoro sulla rappresentazione visiva dei dati sia un tipo di lavoro che in moltissime materie, in moltissime situazioni, può essere prezioso all'interno di un libro di testo. Ho cercato in tutti i modi, questo so che, diciamo, visto che voi lavorate anche alla questione della costruzione di ebook animati. Ecco, lì vedete Hans Rosling, che è il fondatore di Gapminder, che lavora con questi meccanismi di rappresentazione a bolle di dati statistici. C'è una grande quantità di esempi sul sito di Gapminder, sarebbe impossibile seguirli con uno schermo replicato, diciamo, perché sono appunto fortemente animati, c'è l'audio, c'è il video, ma vi raccomando di andarli a vedere. Mi piacerebbe molto che si trovasse il modo di prendere questo tipo di rappresentazioni dei dati e inserirli come oggetti interattivi all'interno di un ebook, cosa che non è banale, non è facile, perché adesso molte di quelle cose lì sono animazioni flash e che non è facile inserire come tali, o non è sensato in molti casi inserire come tali all'interno dell'ebook. Ma credo che una delle cose su cui sia più interessante lavorare nel mondo degli ebook è l'inserimento di strumenti per la rappresentazione visiva dei dati storici, dati scientifici, dati di tutti i generi, ma il lavoro sulla rappresentazione visiva dei dati è un lavoro affascinante su cui si può fare veramente moltissimo. Uno degli ebook che hanno, diciamo, avuto più circolazione, anche un po' pionieristici in questo caso, molti di voi l'avranno visto, è quello di Al Gore, Our Choices, che è un ebook per ambiente iPad, iPhone, insomma, iOS per ambiente Apple, e quell'ebook è un ebook che fa un uso di alcuni strumenti di rappresentazione dei dati, per esempio degli istogrammi, che sono interattivi. Gli istogrammi, i diagrammi a barre: se io tocco una barra, la barra si scompone nelle sue componenti, per esempio. Oppure io posso avere delle rappresentazioni in cui, toccando la leggenda, c'ho degli esempi specifici di come funzionano quei particolari elementi all'interno della. Diciamo, sono dei meccanismi di rappresentazione visiva dei dati che sono estremamente efficaci. Credo anche che in certi casi, per esempio, si possano usare per certi tipi di, non so, per esempio per la formazione professionale, per strumenti come l'augmented reality, che possono aiutare moltissimo nella formazione. Però immersi in un oggetto comunicativo fortemente narrativo, fortemente attento alla dimensione della narrazione, della comunicazione con chi sta studiando, con lo studente, e anche contemporaneamente fortemente legati alla spinta alla motivazione. E questo aspetto autoriale, di motivazione, di forza autoriale e di narrazione sono, secondo me, degli aspetti fondamentali anche del libro di testo nella sua forma multimediale, allargata, ampliata del mondo digitale. Con una funzione, l'abbiamo detto prima, specifica di filo conduttore condiviso, con una funzione specifica di motivazione narrativa, con una funzione specifica di incontro con la forma libro, e quindi con la forma libro
con la nuova forma libro, con una forma libro che comprende multimedialità, comprende rappresentazione visiva dei dati, ma conserva quella forte organizzazione dei contenuti in funzione della complessità che è specifica della forma libro, che siano pensati, come abbiamo detto, in primo luogo per chi apprende e non in primo luogo per chi insegna, e che siano autoriali, autorevoli, validati e con una buona costruzione editoriale. Qui è il momento di dire due parole sulla questione della mediazione editoriale. Uno degli argomenti che vengono più usati da chi sostiene che i libri di testo non servono più è quello di liberarsi peso sclerotico dei grandi gruppi editoriali che fanno il bello, il brutto e il cattivo tempo nel mondo della formazione. E io sono d'accordo che in molti casi, forse nella maggioranza dei casi, forse addirittura in tutti i casi, oggi il mondo dei libri di testo sia dominato da un oligopolio di editori che sono preoccupati soprattutto di guadagnare e molto poco di lavorare sull'innovazione o costruire qualità. Però ho anche visto molti libri di testo autoprodotti da tanti colleghi con un enorme dispendio di energie, con un enorme dispendio di buona volontà, da ottimi colleghi che dicono adesso facciamo noi, ci liberiamo della tirannia dei libri di testo, c'è il self-publishing anche nel mondo dei libri di testo, c'è il self-publishing anche nel mondo dell'editoria per la scuola, finalmente ci possiamo costruire noi i nostri contenuti. Il risultato qualitativo di questo lavoro è, vorrei trovare qualche parola più forte di pessimo. Queste cose sono in molti casi inguardabili. Sono libri di testo che sono testo scritto senza un'immagine, senza un grafico, senza un'animazione, peggio dei libri di testo peggiori che abbiamo avuto nel corso della storia della didattica. Nessuno li ha controllati, li ha validati, li ha provati in una situazione di classe, se non l'insegnante stesso. E costruire qualità in questo modo è un processo che richiede molto tempo. Non ci sono perché è complicato acquisire i diritti, perché è complicato inserirli, non ci sono nessuna di quelle possibilità nuove che sono rese possibili dall'ambiente digitale, o quelle che ci sono minimali e molto spesso male usate. Insomma, io dei buoni libri di testo autoprodotti ancora li devo vedere. È vero che i libri di testo dei grandi editori non sono molto meglio. Però c'è in genere uno staff editoriale che un suo lavoro lo fa e una sua funzione ce l'ha. Io non credo che con il mondo dell'editoria digitale sparisca la necessità della mediazione editoriale. La mediazione editoriale vuol dire professionisti che sono capaci di esercitare di fare un lavoro di validazione, di fare un lavoro anche di prova sul campo di certi tipi di contenuti. Sono capaci di acquisire i diritti del tipo di materiali e contenuti che servono perché possano essere inseriti nel libro. E certo, questa è una cosa che costa, ma è anche vero che è molto difficile fare delle cose efficaci fatte solo unicamente con materiali di pubblico dominio, e lo dice una persona che è un forte sostenitore del pubblico dominio in tutto quello che riguarda l'educazione e la cultura. Un po' alla volta ne costruiremo di più e di migliori di materiali di pubblico dominio. Ma è comunque un lavoro difficile, ma soprattutto il lavoro editoriale, il lavoro di mediazione editoriale è una professione di cui noi abbiamo bisogno. Io non voglio l'oligopolio, non è che sto parlando a favore di Mondadori o di Pearson o di qualcun altro, però credo che il lavoro dei professionisti dell'editoria non possa essere liquidato semplicemente dicendo questi sono dei banditi, saranno dei banditi, ma sono dei banditi che fanno un lavoro, accanto ad atti di banditismo che dobbiamo eliminare, fanno un lavoro di mediazione editoriale di cui in qualche modo abbiamo bisogno. Vogliamo farlo con qualcun altro? Benissimo, vogliamo dei nuovi soggetti che intervengano nel mercato editoriale digitale? Ottimo, però questi nuovi soggetti, il lavoro in qualche modo di editori, devono imparare a farlo, non basta l'autore da solo. L'editore è una professionalità ulteriore che quando io voglio fare un lavoro complesso, articolato, ricco, molto spesso con più voci, e voglio che questo lavoro abbia un'unità, abbia appunto una sua struttura narrativa funzionante, probabilmente ho bisogno anche di altri tipi di professionalità.
Naturalmente non è detto che questo lo debbano fare per forza le stesse cariatidi che facevano i libri di testo di una volta. È probabile, è auspicabile che il mercato digitale probabilmente ci liberi di quelli tra i grandi editori, i vecchi editori che sono meno capaci di fare innovazione. Però c'è una sfida che secondo me è una sfida non soltanto all'autore, ma è anche una sfida a chi vuole cercare di fare un buon lavoro editoriale. E io credo che di questo tipo di buon lavoro editoriale ci sia bisogno anche nel mondo digitale. Quindi non sono convinto che noi possiamo sostituire in maniera indolore, anzi sono convinto che non si possa fare, che non si possa sostituire in maniera indolore un ambiente di self-publishing in cui ciascun docente da solo si fa i suoi libri di testo e magicamente questi libri di testo sono magnifici, di qualità, ricchi di contenuti interattivi e funzionano bene. Non è così. Io so che quando io lavoro a creare dei contenuti per un mio libro, il mio rapporto con l'editore non è soltanto il rapporto di dire questo poi il libro me lo stampa. E allora grazie, se non c'è, se c'ho i meccanismi di editoria, di self-publishing in rete, me lo stampo io e faccio a meno dell'editore. Ma l'editore fa molto più di questo. L'editore mi dà delle indicazioni, mi dà dei consigli, discuto un sacco di cose con l'editore. L'editore, diciamo, è un gruppo di persone al cui interno ci sono delle professionalità di cui io ho bisogno per migliorare la qualità del mio lavoro. E se io mai mi mettessi a fare un libro di testo, cioè qualcosa che ha il tentativo di dare un quadro organico di rappresentazione di un certo campo e di farlo in funzione della formazione e dell'apprendimento, ancora di più avrei bisogno di aiuti editoriali. Per me la retorica della disintermediazione totale, della libertà dell'autore di fare cose nuove e meravigliose da solo, è un mito. Non è così. Il mondo digitale non ci rende improvvisamente Superman, ci dà degli strumenti di lavoro e di pubblicazione meravigliosi che prima non avevamo, ma che molto spesso richiedono anche delle competenze aggiuntive. Lavorare bene con i materiali multimediali vuol dire essere capace di fare montaggio video, essere capaci di fare animazioni che funzionano, essere capaci di costruire per esempio meccanismi funzionanti di infografica. E io so fare tutto questo? No, non so fare tutto questo. Io sono un autore che è capace, spero, di dare delle buone organizzazioni di contenuti e di avere questa funzione in qualche modo autoriale forte, ma ho bisogno di collaborare con altri per fare questa cosa bene. Si potrà fare questo in gruppi di lavoro in qualche modo aperti che funzionano con meccanismi del tutto diversi dall'editoria tradizionale? Speriamo di sì, ma questi gruppi di lavoro che funzioneranno con meccanismi aperti e meravigliosi, in cui io spero, perché sono un sostenitore dell'apertura dei contenuti e delle cose, alla fine faranno comunque un lavoro di mediazione editoriale. Lo faranno in forme diverse, ma lo devono fare. Qualcuno il lavoro di mediazione editoriale lo deve aiutare a fare. E oggi le case editrici tradizionali, che noi per tanti versi consideriamo quasi degli avversari, sono però anche dei centri di competenze che non hanno in questo momento un sostituto di altro genere in rete. La mia non è una difesa della corporazione, non me ne importa niente, non ho nessun interesse nel mondo editoriale, gli unici soldi che ho dal mondo editoriale sono i diritti d'autore dei miei libri, che sono pochi. E se io avessi un meccanismo per aumentare quei soldi saltando la mediazione editoriale mi andrebbe benissimo. Solo che io so che di quella mediazione editoriale in molte situazioni ho bisogno e maggiormente ne ho bisogno se cerco di fare dei buoni libri di testo. Bene, passiamo al passo successivo, terza mossa. Abbiamo parlato finora di libri di testo. Ma abbiamo anche detto che non serve solo il libro di testo. Il libro di testo è una componente, una freccia all'interno di una saretra di strumenti di formazione ampia in cui ci sono anche tante cose diverse. E io credo che tutto questo debba tornare debba in qualche modo essere utilizzato nell'ambito di un vero e proprio ambiente di apprendimento. Passare dall'idea del libro di testo come oggetto isolato all'idea di vero e proprio learning environment, ambiente di apprendimento su tablet. Se andiamo avanti,
e consideriamo e pensiamo un momentino al tablet come strumento, io credo che il tablet come strumento di apprendimento sia davvero rivoluzionario perché unisce una serie di funzioni che tradizionalmente erano svolte da dispositivi completamente diversi ed eterogenei e quindi non potevano essere facilmente integrate. C'è la funzione di libro di testo o di libro di altro genere, di libro di riferimento, quindi c'è la funzione del libro, la funzione del quaderno, prendere appunti, note, produrre autonomamente contenuti, c'è la funzione di diario scolastico, cioè calendarizzazione di attività, organizzazione nel tempo delle attività di apprendimento e ci sono un sacco di altre cose, la funzione di simulazione, la funzione di rappresentazione interattiva di contenuti, cioè tutto un mondo di funzionalità e di possibilità che sono aperte appunto dallo strumento tecnologico. Se andiamo oltre, eccola, la sfida credo che sia integrare queste varie funzionalità in un ambiente che funzioni bene e che sia in qualche modo cloud-based, cioè legato alla nuvola. Qui ci sono tre spunti che poi magari potrete eventualmente approfondire nell'ambito dei corsi. Quello che vedete sulla sinistra è Moodle. E siccome state lavorando su una piattaforma Moodle, è una presentazione molto particolare, anche molto poco familiare di Moodle, è il Moodle mobile pensato dalla Open University. Ed è un Moodle, se l'andate a guardare poi in dettaglio, in rete trovate i materiali a riguardo, questa specie di personalizzazione per tablet dell'ambiente Moodle, è un Moodle che è molto pensato per costruire intorno allo studente che apprende un ambiente che non è più semplicemente l'LMS, lo strumento di gestione dei corsi e dei contenuti, ma è forse qualche cosa di più. È un ambiente in cui le funzionalità legate al particolare percorso di apprendimento che si sta compiendo sono legate anche ad altri tipi di funzionalità. Per esempio, c'è la possibilità di andare a ricercare e integrare contenuti anche diversi. E utilizzarli direttamente nell'ambiente, cose che Moodle permette di fare, ma che qui sono organizzate molto in funzione dello strumento tablet o smartphone, cioè in funzione di uno strumento comodo, portabile da usare in mobilità. E in qualche modo da usare, come dire, sfogliabile, anziché con il tipo di metafora che è tipica dei desktop. Vedete altri due esempi, e potete poi andarveli a cercare, Jutters e Class Connection, sono stati altri due esempi, Class Connection non ha avuto un grande futuro, quindi è stato un tentativo che è stato un po' abortito, ma di costruire un vero e proprio ambiente su tablet di apprendimento, in cui io posso toccare libri di testo, cioè libri di testo, ma posso anche toccare Learning Object, cioè Learning Object, posso toccare ricerca in rete, cioè strumenti di ricerca in rete, posso toccare il calendario, cioè il calendario, posso toccare il dialogo con il docente e ciò per esempio il feed delle indicazioni del docente che potrebbero essere trasmesse per esempio attraverso Twitter e arrivano agli studenti in un'area specifica di questo loro ambiente di apprendimento sul tablet e lì hanno il canale di comunicazione diretta, le indicazioni dirette dal docente. Posso avere un'area in cui ci stanno per esempio delle news o delle notizie o delle cose che mi arrivano su filtri particolari, magari direttamente da altre fonti in rete, e queste cose sono in qualche modo organizzate. Se nella mia attività ciò oggi si lavora su questo capitolo o su questi argomenti, dove vado sulla ricerca o sui moduli in rete, ciò i moduli che riguardano quegli argomenti, quando apro il libro di testo mi si apre su quegli argomenti lì, poi naturalmente posso muovermi e sempre cambiare qualunque destinazione, ma c'è un rapporto stretto tra il calendario, il libro di testo, le risorse e queste cose sono in qualche modo organizzate. Pensare questi ambienti di apprendimento di domani è un grosso compito per chi lavora nel mondo della formazione. Possiamo andare avanti, ci avviciniamo alla fine. Il libro di testo a questo punto diventa una componente di questo ambiente di apprendimento, di questo learning environment su tablet. Possiamo passare oltre e riassumere quello che abbiamo detto vedendo il libro di testo
come una delle componenti di un learning environment, una componente che ha le sue particolarità, quelle che abbiamo assegnato e attribuito in qualche modo al libro di testo, con un'integrazione di strumenti di social reading, e quindi di interazione tra chi lavora e legge e utilizza quel determinato strumento, con dei buoni strumenti di annotazione, con la possibilità di riferimenti cross-referencing con altre tipologie di oggetti di apprendimento, di contenuti di apprendimento, e come occasione di interazione anche all'esterno del gruppo classe o di un particolare gruppo di apprendimento, perché quel libro è qualcosa che in quella stessa forma è usato anche da altri. E credo appunto che questa sia anche una caratteristica importante. Mi pare che più o meno, se vai ancora oltre, abbiamo finito, questa è una rappresentazione schematica del percorso che abbiamo fatto, ne ho approfittato appunto per integrare con qualche commento in più. Io so che ci sono tanti colleghi anche ottimi che su alcune di queste cose che io credo e penso non sono d'accordo, però diciamo che una cosa credo di poter dire in tutta tranquillità, cioè queste mie opinioni sono delle opinioni di insegnante. Non sono delle opinioni di prezzolato di questo o di quel gruppo editoriale, sono le opinioni che io mi sono costruito insegnando, avendo bisogno e considerando importante il fatto di avere accanto alla mia voce delle altre voci e che queste altre voci abbiano anche un'organizzazione solida e una funzione specifica nel percorso di apprendimento. Grazie Gino, un intervento appassionato, a tratti anche infervorato. E tra l'altro tu hai esordito dicendo, hai mai corretto dicendo le mie visioni non sono necessariamente condivise, ma io direi dopo quello che ci hai illustrato oggi, secondo me sono necessariamente da condividere. È difficile non ritrovarsi Ma ci sono in questa tante persone che logica. non le condividono e naturalmente fanno benissimo ad avere le loro Mi idee. sembra che sia un sillogismo quello che ci hai presentato oggi, cioè, insomma, non riesco a trovare dei punti in cui confutare, insomma, Diciamo sì, che è anche una sfida, sarebbe un perché se esercizio noi da pensiamo Talmud che di quello questi di strumenti c'è riuscire. bisogno, c'è la sfida a costruirli, a inventarli. Come lo Sì, costruiamo questo libro di testo del cioè. futuro? Se noi pensiamo che semplicemente non serva, perdiamo un'occasione interessante di pensare a qualcosa che può essere utile. Quindi, credo che ci sia anche una componente di sfida che ha il suo fascino, Io a cui penso se io mi occupo, insomma, a me piace anche l'aspetto di sfida nel pensare queste cose. in sintesi, mi sembra insomma, di cogliere un po' una sintesi del tuo ragionamento. L'editoria digitale, l'editoria che diventa digitale è un'editoria inclusiva, cioè non necessariamente i formati e i supporti si devono mutuamente escludere. Quindi Esattamente. è un altro elemento che io traggo, che mi sembra mi piace insomma, rimarcare, è che i ruoli coinvolti nel processo di produzione di un libro di testo, in particolare di un libro di testo scolastico, non sono determinati dalla forma, dal formato. Cioè, non è la necessità dell'editore. Nell'accezione ricca che tu hai descritto, che non è il tipografo, non è la stampa, la Esattamente. necessità dell'editore non è dettata dal fatto che il libro si vada a stampare e quindi venga distribuito in forma scritta. Per cui le funzioni dell'editore rimangono in tutto, anche nella forma digitale, ma si richiede, e lo sforzo che forse è quello il punto critico. L'obiezione più critica che si può fare verso il mondo editoriale, si richiede un cambiamento dei metodi, degli strumenti, degli approcci, Esattamente. Gli editori ma oggi non non sono molto capaci di fare questo lavoro, ma questo lavoro servirà. Il lavoro editoriale, secondo me, continua a servire, ma bisogna che gli editori si diano, come dire, una mossa. regolata sul tipo di lavoro che serve, che non è quello che loro sono stati in molti casi, diciamo, in parte lo è, ma in parte è molto cambiato, e quindi bisogna, impadronirsi di strumenti nuovi e affrontare delle sfide nuove. Però io credo che il ruolo editoriale serva ancora, e fra parentesi,
Questo è un bene per chi cerca, per chi Certo, vuole fare infatti, del mondo dell'editoria, della produzione di contenuti una professione. il Perché se contesto. ci fossero soltanto l'autore e il lettore o lo studente, o uno è un autore, oppure quel mondo non è per lui. E Infatti, invece non è così. questa per noi, in questo particolare contesto in cui ci troviamo, cioè i corsi online come si fanno gli ebook in formato EPUB e come si progetta un ebook scolastico, per noi questa è una buona notizia perché apre delle opportunità per questo tipo di competenze e di professionalità, Esattamente. verso le quali gli editori dovrebbero essere sempre più sensibili e aperti. E Ecco. infatti ha ragione Giuseppe, gli editori non hanno elaborato ancora questo processo, non è una cosa che abbiano ancora imparato a Eh fare, beh, quindi sì, abbiamo fatto per insegnarglielo. con uno slogan potrei dire il libro è morto, viva il libro, però gli editori non hanno ancora elaborato il lutto del libro morto, Sì, probabilmente. sì, sì. Bisogna aiutarli, insomma, imparare insieme a superare, elaborare il lutto per quella particolare forma e a costruire le forme nuove. Certo. Io manderei in onda anche Paola, non so se vuole Sì, aggiungere. di cui condivido appunto, gli editori non fanno oggi bene il loro lavoro, ma questo non significa che il lavoro editoriale sia inutile, anzi, è un lavoro di cui continuiamo ad avere bisogno. Infatti. Sì, beh, ho trovato come insomma immaginavo molto, molto illuminante la riflessione, perché comunque anche guardando le slide, devo dire la verità, avevo diciamo colto in parte tutta questa visione, quindi insomma ho molti elementi in più sui quali riflettere, interessantissimo, cioè proprio anche la discussione, le varie argomentazioni sulle fonti, sull'autorialità delle fonti, insomma sulla bellezza di questo mondo parallelo, magari che spesso non siamo abituati a considerare perché semplicemente non è attualmente quello che vediamo in circolazione. Quindi, diciamo, magari siamo anche portati a farci un'idea, e a proporla guardando anche quello che circola nel mercato attualmente, mentre magari dovremmo cercare, insomma, di astrarre un po' la riflessione. Assolutamente, di alzare l'asticella, di alzare un po' il livello delle cose che abbiamo intorno, Esatto. di chiedere agli editori Esatto. di fare delle cose che siano più in direzione di quello di cui abbiamo bisogno oggi e meno conservatrici rispetto al passato. Però non credo che noi possiamo semplicemente fare una X sulla casella dell'editore e dimenticarci della funzione dell'editore. E in generale anche di tutti gli altri ruoli che sono coinvolti in questo Assolutamente. ciclo di vita di un libro, qualunque forma questo libro abbia. Io direi, vista l'ora, che potremmo fermarci qui, ringrazio Gino per questo suo intervento che è impagabile, e temo anche Davvero. temo la parcella che mi manderà. Grazie. No, scherzo, no, Non scherzo, in c'è nessuna realtà non c'è nessuna parcella, parcella, con ma è una Francesco battuta. sono sempre in debito, è difficile essere in credito con Francesco, quindi diciamo che... Ringrazio Paolo, ma ringrazio soprattutto anche i presenti che, nonostante l'ora piuttosto tarda e magari reduce della giornata che in sé ci ha stancati, hanno avuto la pazienza di seguirci fino a qui, di intervenire anche. Mi dispiace se ora non riusciamo a raccogliere tutti i commenti e le questioni, ma appunto l'ora ci impone di fermarci. Abbiamo comunque i forum aperti per eventualmente proseguire online la discussione. Questa lezione sarà registrata e se Gino è d'accordo, io la renderei anche pubblicamente disponibile anche al di fuori dei confini del Assolutamente, corso, perché penso che le cose sempre raccontate possano favorevole aiutare. all'apertura della didattica, insomma, non c'è assolutamente nessun problema. Bene, grazie Gino, grazie Paola, grazie a tutti e Grazie a voi dell'invito e buonanotte. Grazie a voi, buon grazie lavoro a tutti e due i corsi. a tutti. Ciao, grazie. Grazie Gino. Ciao.